È un presidio territoriale che funziona bene, l'ex ospedale Consalvi di Casoli. La presa in carico del paziente fragile dall'unità complessa di cure primarie consente di diminuire ricoveri inappropriati fino al 20%, grazie, dice il direttore Fioravante Di Giovanni, alle attività riferite alla cronicità, un dato che può essere sensibilmente migliorato con una maggiore dotazione di infermieri. Se ne è parlato nell'incontro tra il manager ASL Thomas Schell, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e i sindaci dell'Aventino. Un incontro convocato dal sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, quale componente del comitato ristretto dell'ASL provinciale Chietina. Tra le richieste, anche il servizio di elisoccorso notturno, che fino ad oggi non è attivo in nessuna ASL abruzzese, ma a breve, assicura l'assessore Verì, ci saranno novità. Abbiamo chiesto dell'elisoccorso notturno, il perché non ancora veniva attuato, e abbiamo chiesto di mettere come ruolo strategico la sanità del territorio. Questo l'abbiamo fatto anche con un documento molto preciso e specifico in cui abbiamo elencato le necessità e i bisogni per il raggiungimento della sanità territoriale che si esplica attraverso il PTA di Caso e attraverso i distretti della nostra area interna della montagna. Noi condividiamo la lunga storia del PTA di Casoli, anche questa compattezza sia del nostro direttore Di Giovanni che con i sindaci del comprensorio nel fare una sanità del territorio, della presa in carico, della fragilità e chiaramente dell'area interna con tutti i problemi che hanno. Tutte le proposte sono condivisibili anche perché stanno nella programmazione sia regionale che aziendale. E come abbiamo detto in riunione, abbiamo targetizzato questo come un PTA 5 stelle, nel senso un PTA che appunto ha già un suo sviluppo riconoscibile e che in qualche modo sarà da stellare anche per il futuro come esempio laudevole.